faccio il pittore, vivo a Corigliano da ormai stabilmente 20 anni. Sono rimasto in questa città perché le luci, le sonorità di questa città mi hanno ammaliato a tal punto che non riesco a trovare altro posto al di fuori di questa città per fare ciò che sono, cioè l'artista. Ho accettato ben volentieri l'invito dell'associazione Pantarei perché ritengo che l'artista debba mostrare la propria opera al pubblico, alla gente, non solo perché la bellezza porta in qualche modo luce lì dove ovviamente ci sono dubbi, ci sono questioni complicate, quale può essere per esempio la situazione politica dell'Alto Ionio o la questione sociale dell'Alto Ionio, ma possa anche apportare opportunità, quale può essere una notte bianca, quale può essere una manifestazione artistica, quale può essere anche un semplice caffè letterario fatto in mezzo al pubblico per la gente, in modo tale che anche la notte possa essere illuminata dalla cultura. Allora ho pensato a quel che farò la sera in cui insomma esporrò le mie opere o comunque presenterò la mia pittura alla gente. Devo dire che sicuramente sarà inedito il lavoro che presenterò, in quanto avevo intrapreso e avevo anche sospeso un percorso artistico che era astratto, quindi sicuramente le opere faranno parte di questo nuovo percorso, che è questa ricerca nell'astrazione, e sicuramente avrà a che fare con lo spirituale. E dunque io mi pregerò, spero, anche della compagnia di altri artisti che certamente avremo modo di scambiare opinioni, idee e confrontarci magari su tematiche anche a medicina, quale può essere la pittura astratta, quale può essere anche la pittura di genere. Sono sicuro che sarà una bellissima serata. Ringrazio ancora una volta l'associazione per l'invito datomi e spero di essere all'altezza della serata.